noi lavoriamo parecchio sia settimana sia a livello difensivo che a livello offensivo. C'è stato un periodo che magari in fase difensiva, parlo di tutta la squadra, non solo di quello dietro, rischiavamo tanto, ci prendevamo più due o troppo facilmente, e però riusciamo a farlo, come è successo con il Tighettone e con il Montichiaro, e adesso sono un paio di partite che magari facciamo fatica a farlo. Noi lavoriamo durante la settimana per il migliore di tutti, dobbiamo solo cercare di rischiare poco, e poi secondo me alla lunga una vittoria poi riusciamo a fare. Ecco, quello che si è notato però è anche un leggero calo fisico, secondo me, cioè nel secondo tempo. Vabbè, a parte chi ha corso, però c'è stato proprio anche loro. Sì, però un crollo verticale. Forse sì, è vero, forse si è calato un po', forse dipende da tante cose, magari dal campo. Anche oggi alla fine eravamo un po' in emergenza perché mancavano diversi giocatori. Siamo a 10 partite dalla fine, non dobbiamo pensare a niente, cari fisici, da chi va in campo deve dare tutto, poi se si dura un'ora, un tempo, mezz'ora, ci sarà sicuramente qualcuno che è pronto a dare una mano. Ok, grazie Marco.